Dino Angelaccio, Comitato The Last 20, questa iniziativa a chi riguarda e di che cosa si tratta? Alcuni mesi fa abbiamo avviato un percorso in corrispondenza della chiusura dei lavori del G20 a fine ottobre a Roma. Abbiamo pensato di avviare un'iniziativa che si chiama The Last 20 e che coinvolge i 20 paesi più poveri del mondo, anzi per la verità i 20 paesi impoveriti, impoveriti spesso proprio dalle politiche internazionali governate anche dal G20. È un evento itinerante che ha 5 tappe. Una molto importante si svolgerà dal 17 al 21 settembre in Abruzzo e Molise, e soprattutto è un invito ad utilizzare un altro sguardo sul mondo, cercando di costruire una narrazione, una rappresentazione di questi paesi, non solo attraverso le criticità drammatiche come la guerra, i conflitti, le povertà educative, ma soprattutto anche le risorse naturali di cui nessuno parla, le tradizioni, i costumi, la cultura, i talenti, e soprattutto l'Abruzzo e il Molise l'abbiamo scelti perché ci interessa molto creare delle interconnessioni tra le problematiche di alcune aree interne e alcune problematiche di questi 20 paesi. Abbiamo coinvolto le nuove generazioni. Le nuove generazioni sono i protagonisti assoluti dell'evento, tant'è vero che loro gestiranno direttamente i tavoli di lavoro con importanti personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, del cinema, della musica, ma anche rappresentanti internazionali di importanti istituzioni. Ma la voce principale è quella delle persone e soprattutto i ragazzi e le ragazze che vogliono costruire e hanno diritto ad avere anche una percezione diversa del futuro del mondo. La Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana abbraccia appieno attraverso quelli che sono gli uffici che si sono interessati a comunicare e a collaborare con questo progetto per poi per la riuscita appunto di questa unione di forze, integrazione di forze per poter risorgere, ricrescere sempre di più da questo Covid che sta mostrando e porta problematiche sì ai paesi che hanno potenzialità, che hanno risorse economiche, ma soprattutto a quei paesi di cui nessuno parla, che sono quelli che il progetto va a enunciare, a denunciare.